Sportivamente parlando abbiamo avuto ovviamente un approccio non semplice perché mettere insieme una squadra in 2 o 3 giorni non è facile e quindi nella prima gara ci siamo un po' così un po' disuniti. Abbiamo trovato una squadra anche molto preparata con buoni giocatori, non hanno tantissimi giocatori ma molto buoni che giocano in tante leghe europee. E quindi abbiamo trovato una squadra di fronte veramente molto buona, ben organizzata perché gioca insieme da tanto tempo. Noi abbiamo messo insieme questa squadra in pochi giorni e quindi si è visto un po' di differenza proprio nel modo di giocare, nel feeling che c'era tra una squadra e un'altra. Poi nella seconda partita abbiamo sicuramente fatto meglio, abbiamo preso un po' le misure, abbiamo avuto il tempo di fare un paio di allenamenti in più, però devo dire che è stata nel complesso un'esperienza comunque sempre molto bella, sempre molto emozionante. Quando avessi la maglia azzurra ti devo dire che è sempre qualcosa di particolare. È chiaro che dopo pochi giorni c'è stata la notizia dell'Ucraina che ovviamente ci ha tutti quanti veramente molto, posso dire, sconvolti perché direi forse è il minimo in questo momento poter avvertire una cosa del genere e quindi c'è stato abbastanza da parte dello staff soprattutto, eravamo molto scossi. Però si è cercato di fare ovviamente il nostro lavoro, cercando di mettere da parte questa cosa qua, ma ricordando, mettendola da parte dal punto di vista emozionale, ma ricordandola perché era doveroso. E noi dello staff abbiamo così fatto la partita a Bologna con una piccola coccarda gialla e blu, appunto per quel minimo che possiamo fare per appunto essere vicini al popolo ucraino. E devo dire che alla fine è stato un 60% bello. Caloroso, il pubblico è stato vicino alla squadra, c'era tanta gente, abbiamo un po' riassaporato quello che era il clima di un paio d'anni fa, quindi speriamo che almeno questa problematica della pandemia stia pian piano andando via e speriamo che altrettanto faccia appunto il problema dell'Ucraina. Penso che sia doveroso, infatti ne parlavo ieri con i presidenti, mi raccontavo un po' quello che è stato fatto, è una bellissima iniziativa, quindi tutto quello che si può fare, penso che da parte nostra, che siamo più fortunati, dobbiamo cercare di farlo. Intanto sono ovviamente molto contento, ringrazio il Presidente e la società per questo prolungamento del contratto che avviene dopo pochi mesi del mio arrivo a Sassari, quindi è stato per me veramente un colpo di fulmine. Quando mi ha proposto questo il Presidente sono stato veramente molto contento. Sento grande responsabilità verso tutto il mondo Dinamo, verso la Sardegna, verso il popolo sardo che appunto vive questa, la pallacanestro la vive così proprio come un modo di esternare la propria unità, la propria appartenenza appunto al popolo sardo e quindi mi sento particolarmente emozionato, mi sento particolarmente responsabilizzato e quindi è un impegno che affronterò con grande rispetto perché effettivamente so quanto sia importante la pallacanestro per il popolo sardo. Siamo arrivati a Pesaro non pronti perché il Covid ci aveva tagliato un po' le gambe proprio la settimana prima e quindi siamo arrivati non in buone condizioni. Vogliamo ripartire dall'ultima partita di campionato. Noi eravamo tra l'altro fermi dalla partita con Brindisi, quindi avevamo saltato 2 gare di campionato. Stiamo cercando di rimetterci insieme dopo questa sosta. Ieri ho visto la squadra per la prima volta abbastanza volitiva, non abbastanza volitiva e vogliosa di fare. Oggi arriveranno Kruslin e Kaspar e quindi insomma, spero che la squadra possa effettivamente trovare quel ritmo giusto che ci ha visto fare una bella gara un mese fa. È chiaro che mi piacerebbe coronare questo fine settimana con una bella vittoria e niente, quindi spero di poter spegnere le candeline con la vittoria in tasca.